È bello amare il calcio. Lega Serie A e Team presentano la Serie A Team. Che non fosse un giocatore qualsiasi lo si era intuito anche nel giorno della sua prima da titolare. All'Olimpico lo scorso 28 maggio era il pomeriggio dell'addio al calcio giocato di un certo Francesco Totti. E Pietro Pellegri, appena sedicenne, non ha avuto alcun timore. Altro che emozioni o gambe molli. Dopo tre minuti ammutolisce il pubblico giallorosso con il primo gol in Serie A Team, minacciando di sciupare la festa di un gigante con la maglia numero 10. Nel giorno del pupone la prima zampata del baby talento nato a Genova, che diventa così il terzo più giovane marcatore del campionato italiano dopo Amedeo Amadei e Gianni Rivera. Di mezzo una calda estate ricca di voci sul suo possibile trasferimento, l'interesse dell'Inter, poi della Juve e infine del Milan, ma lui rimane al Genoa. Sto realizzando un sogno, confessa, ma vado agli allenamenti, lavoro e sto zitto, ho grande fiducia negli insegnamenti di Juric. E pensare che alla vigilia della sfida poi persa con la Lazio, l'allenatore rossoblu aveva detto: Pellegri è quasi pronto. Pietro, una volta entrato in campo al posto di Centurion, ha cancellato il quasi, prima con la rete dell'1-1, poi con quella bellissima del 2-2 in allungo. Zukanovic, il suggerimento, Pellegri, ed è il gol del pareggio, ancora Pietro Pellegri, ancora Pellegri, la doppietta del sedicenne, la mossa azzeccata di Juric. Con il terzo gol in appena 4 presenze e 131 minuti giocati, Pellegri diventa il più giovane giocatore a segnare una doppietta in Serie A Team. Più che un caso, la nuova conferma delle sue incalcolabili qualità. E pazienza se l'errore di Gentiletti consegna i 3 punti alla Lazio. È il Genoa ad avere tra le mani un prodigioso gioiello del calcio italiano.